Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova settimana di lavoro. Allora, vi spiego un attimino come ho variato il lavoro rispetto a quello che vi ho proposto la settimana scorsa. L'altra settimana vi ho descritto nel dettaglio tutti i riscaldamenti pre-allenamento. Questa settimana mi sono concentrato di più sul corpo dell'allenamento, quindi ci sono le clip complete di tutte le parti dell'allenamento con delle possibili varianti che potete applicare per poter modulare al meglio e farlo calzare il più possibile su quelle che sono le vostre esigenze, le vostre possibilità, l'allenamento che ho stilato. Molto semplicemente ci sarà per ogni esercizio due possibili regressioni. Vi mostro come primo punto la proposta più impegnativa, la seconda variante dell'esercizio è quella intermedia. E poi ce n'è una che è un pochettino più agevole. Voi, in funzione di quello che è il vostro livello di prestazione, potete selezionare quella che è più consona alla vostra condizione, anche in funzione magari di quello che è la giornata. Parliamo del corpo dell'allenamento. Oggi metodo IMOM, Every Minute on the Minute. Cosa significa? Ho una slot di un minuto per eseguire un esercizio con relative ripetizioni. Se ci metto 30 secondi di lavoro per finire il pacchetto di ripetizioni che devo portare al termine, avrò 30 secondi di recupero. Se ce ne metto 40, avrò 20 secondi e così via. Vi lascio in descrizione il link al riscaldamento che dovrete fare, che vi riporterà a un altro video. Ve lo andate a vedere e potete tranquillamente eseguire. Vi segnalo anche, per comodità, quello che è il cronometro online che io utilizzo durante l'allenamento. Normalmente lo posiziono o sul computer o sull'iPad e vedo il tempo che scorre in maniera da avere la percezione e potermi gestire il ritmo dell'allenamento stesso, che è la cosa più importante. Gestire bene il tempo in funzione del volume di lavoro che devo sostenere. Parliamo di quanti giri totali dobbiamo fare. Abbiamo quattro esercizi di lavoro. Minimo cerchiamo di chiudere tre giri di lavoro. Condizio sine qua non, 12 minuti. Sotto quello non scendiamo, ok? Target massimo 6 giri di lavoro. Ok? Quindi abbiamo le varianti, il numero di giri e in funzione di queste nostre scelte di parametri che selezioniamo in funzione di quello che è il nostro livello, facciamo calzare al meglio l'allenamento rispetto alle nostre esigenze. Vi mostro gli esercizi. Primo lavoro, dive bomber, esercizio molto intenso per quella che è la parte alta del tronco. Quindi puntiamo bene col mento al pavimento, le anche scendono vicino alla linea del pavimento e faccio la stessa strada per quanto riguarda la discesa e la risalita. Seconda variante, un po' più dolce ma sempre abbastanza tosta, indo push-ups. Invece di rientrare dalla linea che abbiamo seguito nella discesa, ritorniamo indietro direttamente a gambe tese. La terza variante prevede una discesa identica a quella dell'indo push-up, ma appoggio le anche estendo le braccia. La cosa importante è mantenere duro il centro, contrarre i glutei quando ho le anche a terra. Vi ricordo che al termine delle nostre ripetizioni, il disavanzo di tempo che ho sul minuto sarà il mio recupero. Secondo lavoro, split squat. Quindi mi procuro un appoggio. Salgo e scendo, duro di centro, non perdo l'equilibrio, faccio bene pressione sul tallone della gamba in spinta. Troppo difficile, mi metto a eseguire a corpo libero con degli affondi in caduta e riporto il ginocchio al petto quando ritorno in posizione di partenza. Dura la pancia per mantenere la gestione dell'equilibrio corretta, ok? Prima tutta una gamba, poi tutta l'altra. Nel caso fosse ancora troppo duro, passo a degli affondi in caduta alternati, ok?
E in questo punto procedo con tutte le specifiche dei punti precedenti, però ovviamente alternando le gambe il lavoro e la percezione di fatica si riducono. Burpees, grande classico, lo sappiamo già subito che è uno degli esercizi più intensi, lo conosciamo bene, però la cosa da valutare bene sono le varianti. Prima variante, burpees without push-ups, senza piegamento sulle braccia. Quindi non vado più giù col torace al pavimento, ma mi ritorno immediatamente verso l'alto. Se dovesse essere ancora troppo duro, eseguo quest'altra variante che toglie anche il balzo dei piedi per ritornare in stazione retta. Quindi parto con una gamba, seguo con l'altra, mi estendo verso l'alto, colonna estesa, e riparto con la successiva ripetizione. Ultimo lavoro, V-sit completo, gambe tese, braccia tese, si toccano all'apice. Ovviamente non tutti riescono a gestire al meglio questo tipo di lavoro. Per evitare problemi in particolare alla zona lombare, cerchiamo di mantenere sempre bene la colonna estesa, ok? Quindi senza buttarci indietro, dura la pancia. Possiamo eseguire il lavoro anche a gambe alternate, come vi sto mostrando ora. E poi abbiamo ancora due possibili varianti. Una col piede appoggiato a terra, che ci favorisce la condizione di controllo sulla colonna, e la stessa variante con, però, invece che la gamba tesa, il ginocchio flesso. Cerchiamo di gestire al meglio il nostro tempo, cerchiamo di gestire meglio i nostri minuti per gestire l'intensità, e buon allenamento.